Carissime amiche, carissimi amici, a voi tutti auguro il più cordiale buongiorno. Oggi proporrò con ogni probabilità uno o due video, uno appunto quello che stiamo mandando in onda e poi sicuramente molto più avanti nella giornata perché gli impegni non mi consentono di essere molto presente, ma ci tenevo a fare sicuramente uno dei video degli argomenti che gentilmente mi avete richiesto. Questo video però, ecco, entra così in modo particolare, diciamo, perché è un video che non era nella scaletta programmatica, nel palinsesto, per così dire, del Ivo Mandarino Channel, come uso dire io, ma entra davvero come una novità in quanto stavo appunto guardando ancora un po' l'archivio di mia nonna materna e alla luce del fatto che per una serie di pubblicazioni che desidero fare in cartaceo mi serviva appunto analizzare ancora questo materiale che lei mi ha lasciato, che aveva tanto piacere che potessi analizzarlo io, ecco. E qui lei ha fotocopiato un po' di materiale vario, ci sono scritte, preghiere, e vi dico anche di chi sono queste preghiere, queste scritte, e ve le leggo anche, alle volte vale di più la pena leggere esattamente quello che troviamo, più che non stare fermi semplicemente a commentare, ecco. Se non che la prima delle preghiere che commenterò, ecco, questo sì, ha un certo valore il fatto di spiegare perché contestualizza appunto da dove scaturisce la ratio di questa preghiera. Allora, intanto si intitola la prima, sono tre scritti, una è una frase di Socrate, le altre due sono due preghiere di invocazione, una a Dio specificamente e l'altra a Gesù. Direi che quanto mai sono argomenti questi di forte attualità. Bene, la prima si intitola Chiesi a Dio ed è di Kirk Kilgore. Questo Kirk Kilgore nacque a Los Angeles il 28 dicembre del 1947 e morì a Denver, Colorado, il 10 luglio del 2002. Tra l'altro fu uno sportivo, un pallavolista, uno schiacciatore di rilievo della nazionale anche Stars and Stripes, e si distinse molto nell'ambito del suo sport. Poi improvvisamente ebbe un incidente che lo lasciò su una carrozzina e visse il resto della propria vita completamente paralizzato dalla testa ai piedi, potendo muovere appena un po' il collo e parte della testa, per il resto andò avanti su questa carrozzina che funzionava con dei telecomandi, soprattutto vocali. Bene, egli, appunto, avvalendosi di queste strutture, moderne, compose questa poesia che io adesso vi leggo. Quindi, deve essere anche contestualizzata perché, appunto, nasce da una situazione di questo tipo. Si intitola Chiesi a Dio e recita così. Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha donato umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potesse apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io. Però non commento neppure perché è da riflettere per
quello che ci vuole rappresentare, per quello che ci vuole comunicare con le parole, considerando appunto tutto l'insieme della vicenda. Un'altra preghiera, di cui non viene menzionato però l'autore, recita così, e ve la leggo. Per quanto riguarda questo video, farò più che altro appunto delle letture, delle citazioni di testi che ho avuto modo di trovare. Aiutami Gesù, si intitola. Signore, ho peccato, ho fatto quello che è male ai tuoi occhi, ho mancato alla legge dell'amore. Tu conosci la mia debolezza, il bene che mi invita, il male che mi convince, il bene mi attrae, ma il male mi affascina. Mi riesce difficile a perdonare le offese, mi riesce difficile dimenticare il male ricevuto. Signore, aiutami a capire che tu hai molto di più da perdonare a me di quanto io debba perdonare agli altri. Sono qui, davanti a te, tu mi ami ancora, nel peccato non mi abbandoni. Chiedo il tuo perdono, dammi la forza di perdonare tutti e sempre. Ridonami il respiro della speranza e mostrami la strada che porta a te. È veramente molto bello. Qui veramente siamo nell'ambito della riflessione pura, tutti. Tutti allo stesso piano, tutti sullo stesso livello, tutti a riflettere su queste parole che vengono dette. Il terzo scritto che mia nonna si era annotata è una frase di Socrate. E dice così: per restare sereni nella tempesta, bisogna avere coltivato uno spazio interiore profondo che rimanga intatto, come il fondo del mare. Questa è l'ultima citazione che desideravo fare all'interno di questo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio tantissimo di tutto, vi auguro una splendida giornata e vi do senz'altro appuntamento a più tardi nel proseguo appunto di questa giornata. Quindi, carissimi amici, carissime amiche, vi auguro tutto il meglio e ogni bene e arrivederci a dopo. Grazie ancora.